Sì, molto semplicemente quella che proponiamo oggi è una delibera con cui si dà indirizzo al sindaco di esprimere parere favorevole in merito alla localizzazione del progetto per la realizzazione del Ponte dei Congressi. Un attimo solo, Assessore, chiedo solo cortesemente silenzio in aula. Chi vuole, se vuole cortesemente può uscire. Un attimo solo. Prego, Assessore. Sì, dicevo che si tratta di una delibera che dà indirizzi al sindaco in quanto rappresentante di Roma Capitale nella conferenza dei servizi in merito alla localizzazione del progetto definitivo relativo all'intervento del Ponte dei Congressi. L'intervento necessita di questo passaggio in quanto con la procedura in atto si è determinato un posizionamento diverso da quello previsto dal piano regolatore in origine, in quanto rispetto a quella localizzazione, poi nella fase attuativa di progettazione preliminare si sono verificate tecnicamente tutte le diverse ipotesi e la posizione del Ponte dei Congressi, il progetto che oggi si propone di realizzare, è quella che incontrava le migliori soluzioni dal punto di vista tecnico e anche dal punto di vista trasportistico. Quindi pertanto in un processo che oramai è iniziato anni e anni fa, che prevede per le opere di interesse nazionale la realizzazione e l'approvazione del progetto definitivo che in sé poi costituisce variante, il ponte è oggetto oggi appunto di una variante urbanistica. Pertanto quella che si chiede di approvare oggi è il posizionamento e i relativi atti necessari ad accogliere il ponte nella posizione ritenuta ottimale, a valle ovviamente di diverse conferenze di servizi che ne hanno approvato tecnicamente appunto l'impatto sui traffici, l'impatto nelle valutazioni di impatto ambientali, gli impatti e il posizionamento rispetto alle banchine del Tevere, rispetto alle quali anche sono state previste opere importanti di mitigazione e di coordinamento con tutto il sistema del parco fluviale del fiume Tevere nella parte sud. Sono previste insieme al ponte importanti opere anche di inserimento nel contesto con un insieme di piste ciclabili che con soluzioni tecniche anche di un certo interesse si agganciano al ponte e permettono il superamento del Tevere. Quindi l'opera è un'opera molto complessa che si inserisce nel quadrante andando a risolvere un insieme di punti di viabilità di ingresso a Roma, non soltanto con il superamento del Tevere, ma funzionando come un sistema ad anello di traffico che crea appunto un sistema unitario con l'attuale Ponte della Magliana, distribuendo i traffici che entrando a Roma dall'autostrada Roma-Civitavecchia impattano sia verso l'area di Colli Portuensi sia verso l'area dell'Eur. Il ponte nel suo funzionamento distribuisce i traffici anche perché prevede diverse soluzioni di uscita in traffici locali e quindi ovviamente andrà ad alleggerire di molto l'unica via di accesso di traffico che è oggi il Ponte della Magliana e sul quale si creano quotidianamente importanti code. L'opera è anche importante e funzionale rispetto alle previsioni. Nuove previsioni nel quadrante in cui si prevede anche la realizzazione del nuovo stadio della Roma Tor di Valle e pertanto negli ultimi adeguamenti dell'ultimo anno sono state previste anche opere che ne permettano di servire la Via Ostiense e Via del Mare in questo senso. Quindi a questo proposito, ripeto, al di là di tutte le problematiche tecniche per le quali si rinvia ovviamente a quanto sta avvenendo, diciamo, nelle approvazioni presso il Provveditorato alle opere pubbliche e poi conseguentemente al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, quella che oggi si va a proporre qui è una variante, ripeto, urbanistica, nella quale si individuano con precisione le aree che dovranno essere soggette a procedure espropriative, le aree soprattutto che mutano destinazione diventando aree atte ad accogliere infrastrutturazione. Non
non ci sono altri punti da illustrare, pertanto lascio alla discussione le fasi successive. Grazie.